Bentornati su Climax. Quest'oggi continueremo il discorso sull'effetto serra. Nel video precedente, che vi lascio linkato qua, abbiamo calcolato la costante solare, quella grandezza che ci permette di conoscere, sostanzialmente, l'energia solare che arriva ogni secondo su una superficie di 1 metro quadro in prossimità del nostro pianeta. Molto bene, in questo video utilizzeremo proprio la costante solare che abbiamo calcolato per determinare la temperatura del nostro pianeta. Prima però dobbiamo fare una piccola precisazione sulla costante solare S. Il calcolo che abbiamo svolto nel video precedente ci ha portato a determinare S in prossimità del nostro pianeta. Che cosa vuol dire questo? Questo significa che quel valore S pari a 1370 watt al metro quadro è valido al di fuori dell'atmosfera terrestre, ma non sulla sua superficie. Qui infatti le cose cambiano. Perché? Principalmente perché la Terra è sferica. Questo fa sì che la radiazione solare non incida ovunque nello stesso modo. La radiazione incide in maniera perpendicolare all'equatore, ma man mano che dall'equatore ci spostiamo verso i poli, la sua inclinazione diminuisce. Questo comporta quindi una diminuzione del valore di S sulla superficie del nostro pianeta. In media il valore della costante solare alla superficie terrestre è pari a circa un quarto di quello che abbiamo in prossimità, quindi al di fuori dell'atmosfera, che quindi vale all'incirca 340 watt al metro quadro sulla sua superficie, che possiamo poi scrivere come S quarti, ossia un quarto del valore della costante solare al top atmosferico. Bene. Fatta questa piccola precisazione, possiamo continuare e addentrarci nel calcolo vero e proprio della temperatura del nostro pianeta. Considerando il pianeta Terra e utilizzando le considerazioni appena fatte, sappiamo che sulla sua superficie arriva una densità di potenza pari a S quarti, di valore circa 340 watt al metro quadro. Andiamo ora a isolare una superficie di 1 metro quadro sul nostro pianeta. Questa superficie è raggiunta da una potenza pari a S quarti e per il principio di conservazione dell'energia questa superficie deve riemettere la stessa quantità verso lo spazio esterno. Questo perché il bilancio energetico complessivo del nostro sistema deve mantenersi nullo. Possiamo ora applicare quindi la legge di Stefan-Boltzmann alla nostra superficie di 1 metro quadro. Possiamo quindi scrivere sigma T alla quarta potenza, dove questa volta la temperatura è la temperatura del nostro pianeta. Molto bene, adesso andando a considerare questa equazione, possiamo esplicitare il valore della temperatura. Andando a prendere da un lato la temperatura alla quarta potenza, questa equivale a S su 4 sigma. Risolvendo la radice quarta troviamo che la temperatura equivale alla radice quarta di S su 4 volte sigma. Ci siamo! Adesso con questa formula e andando a sostituire gli opportuni valori arriviamo a calcolare la temperatura superficiale media del nostro pianeta, temperatura che risulta essere di circa 5 gradi centigradi con il modello appena sviluppato. Ora, questo valore può non sembrare così strano, ma in realtà una temperatura media del nostro pianeta di circa 5 gradi centigradi non avrebbe permesso sicuramente lo svilupparsi della vita, perlomeno per come la conosciamo. Piccolo inciso, quando parliamo di temperatura media, stiamo andando a considerare una temperatura che viene calcolata tenendo in considerazione tutte le diverse temperature che si possono avere sul globo terrestre. Temperatura media di 5 gradi centigradi non significa che ovunque c'è questa temperatura. Bene, quindi dov'è che abbiamo sbagliato? Questo modello è stato tutto inutile? Il nostro modello che abbiamo sviluppato non ci serve a niente? No, affatto, non è così. Il modello che abbiamo appena sviluppato è molto importante. È vero, è molto semplice ed è per questo che non riesce a descrivere in maniera corretta la realtà. Tuttavia, la sua semplicità ci porta proprio a prendere in considerazione vari fattori che noi in prima approssimazione non abbiamo considerato. Ad esempio, ora quello che ci viene in mente è dire: ok, con il modello che abbiamo creato
non ritrovo un valore di temperatura che sia quello che poi misuro veramente fuori. Bene, cos'è che però non abbiamo considerato nel nostro modello? Non abbiamo considerato l'atmosfera terrestre. Quindi adesso la domanda è, se andiamo a considerare l'atmosfera terrestre, che cosa cambia? Nel prossimo video andremo proprio a fare questo. Andremo a complicare il nostro modello considerando l'atmosfera terrestre. E inizio già a dirvi che vedremo che è proprio grazie ad essa che si può riuscire ad avere una temperatura che è quella di circa 14-15 gradi. E questo non solo grazie alla presenza dell'atmosfera, ma proprio grazie all'esistenza di un fenomeno che chiameremo effetto serra, e che esiste proprio in virtù dell'esistenza dell'atmosfera stessa. Detto questo, da Climax per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video dove appunto continueremo il nostro viaggio alla scoperta dell'effetto serra. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e iscrivervi per mantenervi aggiornati su quello che verrà pubblicato su questo canale. Vi auguro davvero una buona giornata e grazie per avermi seguito. Ciao!